Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Frata Game, eccoci tornati in un nuovo episodio di Days Gone. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra avventura, vediamo un po', non è che ho fatto moltissimo in realtà perché sono rimasto fermo un po' di giorni, non mi ricordo neanche più dove dovevamo andare, sinceramente, tra il lavoro e la famiglia è un casino. Allora, se noi cerchiamo la moto, intanto mi prendo questa. Così posso fare rifornimento alla moto e magari fare un viaggio rapido, andare un po' più spediti. Sì, come no, ne aveva assolutamente bisogno. Dunque, la nostra missione principale è cacciatore di taglie. Adesso penso sia principale perché è in giallo, ma non so da che, se è una missione per Tucker o così. Così, non mi ricordo. Trova Roach. Si può andare da qualche parte? Sì, qua veloce. Vai. Vi faccio un trasferimento rapido perché sinceramente ragazzi non c'ho voglia di andare in giro in moto. E ora vediamo un po' di proseguire a balla. Probabilmente non porterò neanche tutti gli episodi completi uno dietro l'altro. Porterò solo quelli che mi piacciono di più ultimamente perché proprio non ho tempo per registrare. Sto facendo i salti mortali. D'altronde è un hobby, non è che posso perderci più di tanto tempo non avendo un resoconto. Ok, nel posto peggiore mi ha lasciato. Perfetto, ci facciamo sti 400 metri. Ole. Scusi, Vabbè, ma grazie, sì, vedo di fare un salto, passo e chiudo. adesso il salto lo facciamo anche noi. Olè. Ho fatto fuori un sacco di risorse giocando off screen. Mi sono inficcato in mezzo a una tana di rincoglioniti che mi ha devastato l'anima. Che palle la guida della moto qua, però. Ok. Scendiamo a piedi. Allora, dove cavolo? Di qua, di là, di qua. Vediamo un attimo che cos'è sta roba. Tucker, l'ho trovato e a quanto pare stava aspettando qualcuno. Dick, non farlo fuggire. Lo voglio Ci vivo. proviamo. Non ho neanche munizioni. Merda, Tucker. Vabbè, questo me l'aveva già Vivo! Ho scoperto che manca il carro. Deve dirci dove l'ha nascosta. Ok, lo farò il possibile. E dai, Roach! Dove credi di andare, eh? Sono ancora qui, pezzo di merda! Ok, ho capito, devo usare le cattive! Sto facendo danno. Ah, pure addirittura. E spara. Spara sto bastardo. Roach, rallenta, voglio parlare! Sì, Tucker mi ha dato questo. Per parlare! Ma certo, Cristo, se avessi voluto ucciderti saresti già morto! Fanculo! So come hai ridotto Leon e Alvarez! Roach, hai un appuntamento! Non ne scappi! E crepa. All'inferno con te, St. John! Restano poche persone. Sì, ma ho finito le munizioni, come faccio? Mi tocca andargli a balla. Merda. Ma non posso cambiare arma. No. Vabbè, ciao. Senza munizioni. Come meno, dai, come cazzo è possibile? Stampato da... Ah no, è qua. Dai, mancava poco, cazzo. Guarda, qua c'è la possibilità di fermarsi. Sì, ma non riesco neanche a raggiungerli. Vaffanculo. Anche la mia moto sta distruggendo in realtà, eh. Mamma, quanto gli odio Ehi, sti Roach, com'è che... microcaricamenti del Vista, ti ho cacchio. detto che non volevo ucciderti. Dick, no. Io non...
Io non ho fatto niente. Nah, Tucker la racconta diversa. Mi sa che quando Leon e Alvarez si sono scappati con le medicine, si sono scordati di spartirle con te. È così? Dick, no! No, spiegami cosa stai pensando, voglio capire. Tu hai rubato quel che restava mentre la vecchia era distratta. Dick, non ho niente addosso, ok? Perquisissimi! No, non è compito mio. A quello penserà Al-Kai, sta sicuro. Ok. Perfetto. Bella. Dick, segnati le coordinate e via Al-Kai di mandare. So cosa hai fatto a Leon, ok Dick? Ti prego, amico! Questo può prendere qualcosa? E alle mie medicine? Dick, no! Ti prego! Viaggiavamo insieme, ricordi? Tu e io eravamo amici! Ecco, via dal Kai, non perdere tempo e muovere il culo. Chiudo. Ti prego! Non voglio morire! Allora, un momento. Questo qua mi sta già rompendo le palle. Dove dobbiamo andare noi? Scusate, ma... Storia. Presidio nero... Vabbè, dirigiamoci verso un benzinaio. Ah, qua ci sono delle munizioni prospetta. Già che ci sono. Come detto, sono rimasto a secco di munizioni. Perfetto. Ottimo. Qua c'è niente. Vabbè, ma Boozer aveva detto che ci aveva preparato qualcosa. Niente da scippare in questa zona? Beh, rottami sicuramente. Anche perché è pieno di bestiacce qua. E queste sono al massimo. Vaffanculo, va. Va bene, ragazzi. Ci rivediamo appena salta fuori una missioncina. Ok, però in distanza... No, ce n'è ancora. Ce n'è ancora. Vai. Andiamo giù a balla. Non è male questo gioco, ragazzi. È un po' troppo macchinoso, c'ha troppi meccanismi un po' strani. Cos'è sta cosa qua? Ah no, non mi ferma, è una trappola sicuro. Questa l'avevo già shippata, sì. Vediamo un po' di trovare sto geude, sta pietra. Moto. Allora. Che cazzo ci entro? Mica ho visto che era sbarrata. Ok. Perfetto. Vabbè, un po' di rifornimento che non è male. Perfetto. Bottiglie. Devo recuperare di tutto e di più. Perfetto. Sarà sopra o qua? Ho una sorpresa per te. Perfetto. Posto? C'è altro? Sembrerebbe di no. Va bene. Andiamo fuori. Riportiamo la pietra lisa. Questo c'è qualcosa qua, ma va, mi servono un po' di materiali, guardate lì, c'ho anche un kit medico, porca miseria, vi dico, ho fatto fuori veramente tutto quello che avevo. Servono munizioni, sempre. Scorte mediche. Benzina, vai così. Prude l'orecchio. Vai. E rottami. Oh, filtro. Quando mi servivano i filtri non li trovavo. Adesso vediamo un po'. No, rottami, meno male. Perfetto. Quant'è che dista? Ah, minchia. Ce la facciamo con la benza. 74% in teoria. Vediamo un po'. Sì, ce la facciamo, buono.
Sì, ragazzi, ne approfitto dei spostamenti rapidi perché sennò veramente ci mettiamo troppo tempo. Ok, però la moto la porto dentro. È qua che dobbiamo andare, sì. Sì. Fermati. Puoi aprire, l'ho già visto in giro. Beh, vedi tu. Vediamo come se la passa. Cazzo, è enorme sto campo però, eh. Devo andare a modificare anche un po' sta moto. Sto aspettando di farmi un bel po' di crediti, così che posso anche comprarmi le armi, visto che sono qua. Spero che non cambi il giorno dalla notte, perché sennò è pieno di merdosi in giro. Lisa, Vattene via. ho portato una cosa. È bellissima. Posso venire con te? Riportami a Marion Forks. Senti, non posso, non sarebbe sicuro. Devo rientrare. Ci svegliano all'alba per lavorare. Certo che anche la vecchia, porca puttana. Vabbè. Ok, è aumentata proprio di una merda, ma va bene. A posto. So strappare l'erba. Che cazzo di missione è? Fiducia aumentata, livello 2, ottimo, finalmente. Almeno posso andare a vedere se comprarmi qualche arma nuova. Mi ricordo, non so neanche quanti crediti ho, 13.000, forse siamo... Abbiamo abbastanza. No, dove cazzo sto andando? L'armaiolo è qua. Ok. Lieto di rivederti. Dunque, armi. Vediamo un attimino. Abbiamo sbloccato un bel po' di roba, eh. Dunque, carabina, papapapa. Questa magari ce l'abbiamo. Condizioni medie. Condizioni misere. Porca puttana. Questo costa 3.000, però questo è fighissimo, è veramente fighissimo. Devo controllarmeli per bene, perché in realtà è questo quello che vorrei. Condizioni da esercito, primaria. Però qua non posso prenderlo finché non raggiungiamo il livello 3. Porca miseria. E questo, condizioni misere. Questo non sarebbe male, eh. Colpi perforanti. Però questo è veramente, veramente figo. Io non mi ricordo, Qualcosa non va. aspettate, che non mi ricordo quali armi ho. Vediamo un attimo. Arma prima comunque di livello 1. Questa di livello 2, arma speciale. Arma secondaria. Arma primaria, il SAF. Cosa ti serve? Mica me lo ricordo. Questo come si chiama? Non c'ha un nome, porca puttana. Carabina 22 e basta. Caricatore 5. Ma quasi quasi lo prendo. Per 1.000. Potente e precisa. Ti piacerà. Perfetto. Questa la vorrei comprare. Al posto, cazzo, primaria 3, primaria 2, però no, magari mi tengo questa e il Kalashnikov me lo tengo, perché arma secondaria? Le secondarie sono queste. Ok, speciale, vabbè, speciale, ma quasi quasi la provo. Costa 2.000, Un vero vaffanculo. gioiello. Perfetto. Poi scorte, direi che al massimo. Posso procurarti Vai. altro? Inventario pieno. Questo è un sensore speciale, Sì, vabbè, posso potenziarlo. prendiamolo. Ah, i caricatori estesi non posso ancora prenderli, vaffanculo. Posso fare altro Prendi. per te? Ah,
Ah, proprio 101? Porca puttana. Va bene. Che spennatore. Nell'armadietto vediamo un po'. Ah, ok, queste due qua c'ho. Carabina 22 e questa. Ma io devo essere onesto. Vabbè, questa fa più danni sicuramente. Vorrei provarla. Anche se c'ha solo 5 colpi, però. Secondaria. Lasciamoci questa. E nelle speciali abbiamo solo questa, ok. Passa da me se ti serve altro. Perfetto. Ci vediamo, Dick. Ah, non posso usarle, vabbè. Qua siamo a posto. Possiamo creare qualcosa. Ah, non possiamo fare proprio niente qua dentro, vabbè. Va bene, prendiamoci la moto. Che non mi ricordo dove l'ho lasciata. Qua. Andiamo a fare il rifornimento e mi trasferisco nell'altra missione, ragazzi. Che posso fare per te? Come vanno gli affari, Zenny? Le moto devono parecchio. Ehi, ci vediamo, Dick. Ok ragazzi, mi trasferisco qui al nostro rifugio, praticamente la nostra missione partirà da qua, penso, vediamo, perché Boozer ci aveva comunque detto di passare, che aveva preparato qualcosa per noi. Sono anche curioso di vedere che cos'è, perché comunque sto gioco è molto macchinoso, ma quando cominci a fare una missione, poi te ne esce un'altra, è difficile smettere di giocare perché è troppo infognante. Ce n'era un altro infognante che purtroppo non sono riuscito a prendere, ma che gli stavo dietro da un bel po' di tempo, è A Plague Tale Innocence, che è veramente fighissimo. Una meccanica di gioco veramente veramente bella, semplice, pulita e soprattutto scorrevole, veramente figo. Peccato, vabbè, me li guarderò. Dunque, là sopra dobbiamo andare. La moto me la porto dentro, perché tanto devo rifarli il rifornimento. Ma sta radio non si può staccare. Ma si può fare anche Copland, direttamente benzina così? Sì, ok, vedo di fare un salto. Che figata. Mi serviva proprio. Ah, questa è una figata senza dover scendere. Poi con la moto accesa. Perfetto. John, sono ad attacco. Al-Kai mi ha chiesto di ringraziarti a nome del campo per la missione che hai sbrigato. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Ci manca. Boozer, non dirmi che mi hai trovato un'arma, perché ho appena speso un bel po' per comprarne una nuova, innanzitutto fammi prendere sta roba. Perfetto. E ma ah, boh, cambia il giorno, ok. Ehi, non hai risposto alla radio? Sì. Non so, stavo... Ehi, attento! No, sto bene, sto bene. Mi schiarisco le idee, capisci? Non stai bene. No, ho un martello in testa. Tu non stai bene. No, è che sono stanco. Ok, tu resta qui, riposati, io penso qualcosa. Non mi serve un cazzo di babysitter, sto bene. Merda. Andiamo, dai. Pensa. Ehi, vieni, ti mostro cosa stiamo cercando. No, trovato. Avanti, dai, concentrati. Sono concentratissimo. Bene, allora, questa qui si chiama lavanda langustifolia. Lavanda? Sì, beh, io sto ancora pagando il debito universitario, quindi uso il latino, ma tu puoi chiamarlo così. Sono dispesi bene, vai avanti. Ok, adesso dammi le mani. Bene, devi mettere una mano intorno al fiore e invece l'altra mano sul gambo. Ok. Proprio così. E poi devi tirare lentamente. Sai, ho già strappato l'erba. Peccato che questa non sia erba, devi essere delicato. Ma applicare pressione. Sì, ma senza esagerare.
Sei pronto? Vai. Così, perfetto. Non ha un buonissimo profumo. Ok, mentre tu pensi a quella io ne raccolgo altre. Beh, perché la lavanda? I ragazzi del laboratorio sono entusiasti. Credono di aver trovato una sottospecie dotata di monoterpenoidi mutati che producono un linalolo con cui... Wow, accidenti, sei illuminante, Einstein, sul serio. Scusa, contiene una sostanza che possiamo usare per sintetizzare un nuovo farmaco contro le ustioni. Da dove vengo io, l'unica erba medicinale è quella che si fuma. Boser conosce uno che ha una fattoria a circa 5 km da qui. Ah, fantastico. Boser finirà in galera tirandosi dietro anche te. Che altro producente? Non so, armi chimiche o di distruzione di massa? No, 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 no. Almeno non io. Davvero? È specificato nel mio contratto. Nessuna mia ricerca può essere utilizzata a scopi militari. Ok, stiamo ripercorrendo un altro flashback. Se ve lo state chiedendo, non posso correre. C'era scritto di aiutarla, ma non è che abbia fatto molto. Nell'altra. Aspetta, ferma. Andiamo, l'acqua sarà fantastica. Aspetta un attimo. Che c'è? Non volevo che ti fermassi con quello. Dai, che succede? Non sto arrivando. Nessun problema. Possiamo camminare. Amo camminare. Allora, perché non mi parli delle tue piante? Davvero? Beh, ok. Questo particolare genere è avventizio. Vuoi proprio che te lo chieda? Significa non originario della zona, il merito di Ogden. Chi? Oh, merda, l'ho chiesto. Peter Skeen Ogden, il primo esploratore a raggiungere questa zona dell'Oregon. Lui e gli altri pionieri portarono con loro piante ed erbe medicinali. Alcune si sono diffuse e ora crescono qui, soprattutto sulle sponde di laghi e stagni. Il primo esploratore bianco. Oh, non me l'aspettavo. Come sei politicamente corretto. Non credere agli stereotipi sui motociclisti. In realtà siamo uomini di grande cultura. Immagino. Nel club abbiamo avuto dei fratelli. Uno ha meritato anche i simboli. Non penso di aver visto una sola persona di colore da quando sono arrivata nel vostro strano piccolo paradiso nascosto. Jack aveva fatto venire alcuni neri di Sacramento, solo per far incazzare i nostri rivali skinhead. Non ci credo. No, infatti scherzo. Jesse Jim è un vecchio amico. Gli ho consegnato i simboli io stesso. Dovresti venire al nostro quartier generale, ti faccio da guida. Lui ti piacerebbe, fa morire dal ridere e fa dei gran margarita. Beh, lunedì devo essere in laboratorio presto, quindi... Alle 10 saremo già tornati nel tuo letto, promesso. Come posso rifiutare una simile proposta? Ok, ora prova a raccoglierla tu. La lavanda, vuoi che raccolga la lavanda? Sì, portami 3 piantine e senza schiacciarle. Ah, le schiaccerò di sicuro. Avanti. Ne ho una. Bravissimo. Questa? Sì, continua così. L'ultima. Bene, portali qui. Facciamo raccoglitori d'erba. Oh. Per te. A Farewell sopravvive ancora la galanteria. Sembrerà non l'avrò uccisa io. Ecco cosa dovremmo fare noi. Andare alla ricerca della lavanda, dato che ha detto che serve per le ustioni. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ehi, se vieni da me te lo faccio assaggiare. A patto che tu mi dia uno strappo a casa. Okay, mi darai ragione. Ma strada facendo ci fermiamo a prendere una birra. Ok, so strappare l'erba. Un paio di giorni. Trova la lavanda. Ecco, infatti, immaginavo. Andiamo a recuperare sta lavanda, va. La moto dove l'ho messa già? Si è ripristinata. Qua posso raccattare qualcosa? Sì. Perfetto. La mazza ce l'ho. Cherosene lo prendo. E la moto è qua. Ok.
Quanto dista? Do una salvata sempre veloce. Vabbè, qua vicino. In teoria. C'è anche il coso della Nero, che probabilmente non abbiamo neanche sbloccato. Sono informissima. Hai detto qualcosa? Sì, è una cosa che mi ha insegnato Sara qualche estate fa. Prima che... Comunque, da queste parti cresce una pianta che si chiama lavanda. Si trova nelle zone d'ombra, lungo i fiumi o sulle sponde dei laghi. Vorrei provare a cercarla. Fratello, per come hai ridotto il braccio, muoverei di tutto. Affanculo alla lavanda. Portami della roba da fumare. Non importa, troverò quella pianta, preparerò un balsamo per le ustioni e tu te ne farai una. Ah, d'accordo. Scusa, fratello, è solo che sto impazzendo qui, capiscimi? Non preoccuparti, Boozer. Andremo a nord, te lo giuro su Dio. Non manca molto, ok? Ok, chiudo. Sì, non è molto easy sta zona, però. Senti? Per ammazzare il tempo, ho costruito qualcosa per te. No, Boozer, calmi, sì, non chiedevo di meglio. Passo e chiudo. No, cazzo, qua è dove c'erano le milioni di persone. Qua se ci mettiamo una settimana ad ammazzare tutti. No, qua è difficile, ragazzi, perché se la zona che dico io è pieno, non ero entrato perché era veramente pieno. Qua mi sarebbe servito. Strategia con le orde. Spesso la strategia più efficace per affrontare un'orda e recuperare armi di qualità è una degna quantità di. Grazie. Per illustrare l'area occupata dalle orde, studia un piano e vaffanculo anche. Difatti. Porca puttana. Ah, mi ha visto? Affanculo. No. Perché non ce l'ho più là? Ma perché non ce l'ho più? Ma vaffanculo, dai. Vedete perché mi sta sul culo a volte sto gioco? Per questo. Perché io ce l'avevo un'arma. Ma c'è sto cazzo di carabina qua che... Ma vaffanculo. Cazzo. Aspetta, aspetta. Comunque ce l'avevo, maledetto bastardo. Olè. Ok. Perfetto. Vedete perché si fanno fuori troppe risorse? Perché ce ne sono troppi e all'inizio non va bene. Allora. Recuperiamo almeno le taglie. Mi sono dimenticato di lasciare le taglie, cazzo. È stato un picio di prima categoria. Devo andare a spegnere quegli altoparlanti. Ma proprio qua doveva stare la lavanda, porca puttana. Ah già, stava anche scaricando la patch. Ci metteremo un po' a tirarli giù tutti, sinceramente. Sono veramente tanti. Se si mettessero vicino ai barili. Dai, come ha fatto a vedermi? Porca troia. Dai,
Vai. Oh, che bello. Vieni qui. No, mi sono incastrato, porca madoncina. Vabbò, però. Beh, va bene. Niente da fare, oh. Niente da fare. Non si riesce a comandare il personaggio. Cioè, troppa meccanica, troppa rigidità. Vaffanculo, va. Puttana bastarda. Dammi anche la taglia, stronzo. Ok. Allora, oggetti da lancio. Non so neanche quante posso crearne. Ho già finito il kerosene, vaffanculo. Ma finché non spengo quel coso. Ok. Perfetto. Ok. Dobbiamo disattivare quel cazzo di cosi. Adesso me li voglio eliminare tutti io questi. Ma si può mettere il silenziatore? Forse sì. Perfetto. Vabbè, mi avvicino piano piano qua, lì ce n'è già uno. Guarda come si muovono, cioè. Vaffanculo. Almeno questo due colpi va via. Dai. Perfetto. Ecco. Dai, vai, chiudi sto cazzo di becco. Giusto per silenziare almeno sta zona. Ok, poi magari bastava anche spegnere il... il coso, ma vabbè. Anche perché qua non sono ancora entrato. Si può chiudere, no? Ok. Perfetto. Vai, vai, raccatta tutto. Ciao, microregistratore. Signore, abbiamo un problema. Abbiamo un mare di problemi, in realtà. Di quale vogliamo parlare? C'è un altro treno e arriverà molto presto. Ditegli di tornare indietro. Indietro, comando radio, non abbiamo più fermate quegli uomini. Ho già chiesto. Ci servono almeno 10 escavatori. O possiamo anche chiudere il sito. Signore, lei non capisce. No, infatti. Quegli stronzi a Portland non mi ascoltano. Ho già fatto presente che qui non c'è più spazio, che il traffico è bloccato fino a Fairway. Fermate il treno! Ogni branda da qui a che volte è occupata da gente via, con gli occhi grondanti. Arrivo veloce! Nessuno risponde! Ma che cazzo stai dicendo? La radio! Nessuno risponde alla radio, attenti, cazzo! Via! Muoversi! Oh mio Dio! Attenti! Ok, ve l'ho fatto sentire da qua. Allora, ma se noi possiamo andare a dormire con la gente intorno, ma va. Sì, però la nostra missione... La nostra missione è qua.
che noi dovremmo uscire e andare subito sulla sinistra. Figurati se non dovevamo andare là. Va bene, approfittiamo che lì parla, così magari sono distratti. Zero colpi, zero colpi. Questa me la metto su che non si sa mai. Andiamo a cercare sta cavolo di pianta. Straccio mi serve perché devo creare. Ah, l'ho già creato. Ok, qua dovrebbe essere una. Perfetto. Là un'altra. Ok, ecco. Carta puttana, oh. Dai, crepa. Devi morire. Bastardi, fate fare troppo casino. Tac. Non mi ricordo neanche quanti punti abilità ho. Ok. Già che ci sono, me ne raccolgo altra. Perfetto. Sta andando proprio in bocca a loro. Perfetto. E sti cazzi. Me ne posso tornare indietro. Lì ce n'è uno. Vediamo se lo riusciamo a far fuori senza farci vedere. Tac. Crepa. Perfetto. Sì, però, ok. Quel megafono ci è stato abbastanza utile perché li ha portati tutti da questa parte. Lì sono riuscito a segarli quei due, sì, ma una volta ce n'erano molti di più, ma veramente tanti di più. Bottiglie. Non ce n'erano così poche, c'era proprio un'orda enorme. Questa me la prendo. Ecco qui, è sempre un'emozione. E ci allontaniamo. Direzione verso la moto. Precisi, precisi. Ci finiamo sta missione. Perfetto. Da qua posso anche andare un po' più spedito. Allora. A te pareva. Guarda che bastardo. Crepa. Guarda se ce ne doveva essere uno qua in mezzo al cazzo. Dai, così. Dammi la taglia. Perfetto. Dai, fai rifornimento, sbrigati. Oltretutto sul parafango facciamo benzina noi. Tac. Qua è a posto. Va bene, saliamo. Salvatina. Spegni il faro. Vediamo se si può fare una spedizione veloce, grande e via così. Andiamo a portargli sta medicina curativa dalle piante di lavanda, a fare sto balsamino. Sta pomata per le ustioni. Io mi sono ustionato, ragazzi, non è bellissima come cosa. Anzi, capisco cosa prova Boozer. Ok, vai. Così possiamo dormire. Far passare il giorno, perché di giorno è tutta un'altra storia. È vero che di notte non ci vedono, però. Ok. Ehi, Boozer. Catroia! Sai, è buffo, stavo ripensando a qualche estate fa Sara mi portò a Bear Creek. Stavamo raccogliendo della lavanda e mi ha insegnato a preparare un balsamo per le Sai, ustioni. oggi sono uscito, ok?
Sono stato sulla montagna, ho rimosso delle trappole. Insomma, il braccio è come nuovo. D'accordo, ok. Questo lo lascio qui. Ehi, ehi. Dammi un paio di giorni. Ok, poi andiamo a nord, come dicevi, e lasciamo questo schifo. Certo. Sì. Boozer ci sta andando fuori di testa. Ok. Perfetto. Un altro punto abilità, ecco. Così possiamo controllare un po' sti punti abilità, perché non mi ricordo neanche più quanti ne abbiamo. 6 punti abilità addirittura, così tanti. Allora, condizione fisica, vabbè qua. Artista della fuga. Elimina i nemici più deboli dopo essere fuggito a una presa. Non l'abbiamo ancora sbloccata, l'unica è questa qua. Botta di vita. Incrementa il recupero iniziale della durata di una mistura. Questa è una cosa che non mi interessa sinceramente utilizzare. Ma questa roba qua si può usare? No, richiede abilità 1 aggiuntiva. Che vuol dire che dobbiamo sbloccare queste tre per passare a questi? Può anche essere. Vabbè, a distanza. Colpo concentrato. Consente di attivare la concentrazione mentre miri con un'arma a distanza. Vabbè, ce l'abbiamo già. Incrementa la precisione quando miri con un'arma a distanza. Consente di eseguire un potente colpo a distanza dopo un attacco in mischia. Ok. E sopravvivenza. Occhio di falco. Le piante sono... questo mi piace. Perfetto. Sono tutti da uno, sì, non ci ho neanche fatto caso. Livello abilità sbloccato. Ah no, ok. Piede di velluto. Riduce la tua rumorosità quando ti muovi a terra o dall'alto. Ah, ottima come cosa. Occhio d'aquila. Incrementa l'aggio della vista da superstite. Bella lì. Pollice verde. Raddoppia il numero di piante raccolte. Però quanta bella roba. Però prima di... vorrei sbloccarmi qualcos'altro qua io. Toccata e fuga. Direi di fare questo o questo. Quando miri con un'arma a distanza. Un potente colpo a distanza dopo un attacco in mischia. Però non dice se con un'arma da fuoco o no. Vabbè, proviamo sti cazzi. Ok. Allora, premi R2 per eseguire un attacco in mischia. Tieni premuto L2 R2 per un attacco a distanza. Ok. Livello 2 sbloccato. Perfetto. Iperconcentrazione. Incrementa il recupero iniziale alla durata di una mistura tattica. Va bene. Gestione della folla. Riduce il tempo di recupero della concentrazione. Ok. Fuoco di soppressione. Incrementa la potenza delle armi a distanza durante la concentrazione, arrestando i nemici più deboli. Sì, non è male, però si fa abbastanza schifo queste cose. Qua, artista della fuga. Elimina i nemici più deboli. Vabbè, facciamo questa. Cazzo devo farci. Ok. Quando sfugge una presa premia per uccidere l'avversario. Ok. Livello abilità sbloccato, bene. Forza d'urto, incrementa i danni delle armi da mischia artigianali e recuperate sul campo. Non è male. Rigenera vigore per ogni uccisione. Bella questa, spacca denti. Non è male. Braccio di ferro, consente di eseguire combo più lunghe con le armi da mischia. Subito. Subito, subito, subito. Premi ripetutamente R2 per eseguire una combo di attacchi. Ok. E questo anche mi ispira, quindi me lo prendo e sti cazzi. Ottimo. Premi R2 per eseguire un attacco in mischia. Ogni eliminazione rigenera vigore. Bene. Qua siamo già al 3. Riflessi fulminei. Consente di riprendersi velocemente da un attacco. Ok. Carica taurina. Consente di stordire umani e erranti normali travolgendoli con un attacco in scatto. Resa dei conti. Fornisce alle armi da mischia una probabilità di infliggere un'eliminazione critica contro umani, erranti o larve. Bella questa, mi piace. E lo utilizzo, ragazzi. Perfetto. Prossima volta. R2 per eseguire un attacco in mischia. Ogni colpo assegna la probabilità di infliggere danni critici. Premi triangolo quando richiesto per effettuare un'eliminazione critica. Niente male, niente male, ragazzi. Li abbiamo spesi abbastanza bene per adesso. Ottimo, 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 ottimo. 1% di che? Ah no, per sbloccare l'altro punto. Perfetto. Dick, ci sei? Sì, eccomi, che c'è?
ci hanno attaccati in forze ripugnanti, una ventina se non di più. Cazzo di ripugnanti. Hai presente la ragazzina a cui tieni tanto? Sì, Lisa. Aspetta, che le è successo? Dov'è Lisa? Andata. L'hanno rapita con altri tre. Al-Kai li ha inseguiti finché ha potuto, ma sono asserragliati nel cratere di Bella. È tornato indietro a radunare uomini, ma... Cristo, ok, ascolta, ho visto come riducono i loro ostaggi, non posso aspettare! Bene. E quindi ci sarà un'altra missioncina, vediamo un attimino. È anche vicino, quindi niente male, niente davvero male. Cosa hanno fatto? Salva Lisa dai ripugnanti. Bene ragazzi, i ripugnanti sono dei figli di puttana, sono quelli che hanno bruciato il braccio di Boozer. Ok ragazzi, allora io spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per sostenermi, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere ciò che ne pensate di questo Days Gone o di altri titoli, non lo so ragazzi, fatemi sapere comunque la vostra, il vostro parere. Detto questo, grazie mille per avermi seguito, al prossimo episodio, un bacione e un abbraccio a De Fratta Game. Ciao ragazzi!